Ciao, eccoci qui ragazzi, oggi vi voglio raccontare la storia di uno dei più grandi furti di sempre, di qualcosa che ci stanno togliendo anche in questo esatto momento, ma di cui nella maggior parte dei casi non ne siamo consapevoli. Non solo, vedremo anche come possiamo riprenderci quello che ora ci stanno togliendo, infatti questa non è solo la storia di un furto, questa è la storia di una rivoluzione. È una rivoluzione che riguarda alla fine tutti noi, ma partiamo dall'inizio. Non so se vi è mai capitato, vi siete accorti di quando. Parli di un uh, prodotto, parli di un servizio, parli di un qualcosa e subito dopo ti ritrovi stalkerizzato da quel prodotto e dalle sue pubblicità. Questa cosa qui, per chi si occupa di, di marketing, lo sa, si chiama profilazione e permette a tutte quelle persone brutte e cattive che fanno pubblicità di scegliere esattamente le persone a cui mostrare il proprio messaggio. Le aziende che fanno la profilazione, che ci profilano, sono così brave nel farlo perché ci conoscono benissimo sanno tutto quello che ci piace e sanno pure tutto quello che odiamo, sanno le persone con cui parliamo, sanno pure le persone a cui pensiamo, che sono quelle no, che seguiamo sui social, eh, conoscono tutto, le nostre abitudini, le nostre preferenze, i nostri acquisti, i nostri posti preferiti, i nostri orari e ascoltano anche i nostri discorsi. L'Università di Stanford ha dimostrato una cosa molto inquietante, che con 150 like l'algoritmo di Facebook può conoscerci meglio di un nostro familiare o di un nostro amico. Allora, la domanda è come è possibile? È possibile grazie all'ingrediente segreto di questa nostra nuova economia, che è un bene molto prezioso, che tutti noi produciamo costantemente, sempre anche in questo momento, e che ci viene rubato legalmente. Sto parlando dei nostri dati. Qualsiasi cosa noi facciamo lasciamo una scia dei nostri dati, ma spesso non ce ne rendiamo conto. Usiamo tutti i giorni app, dispositivi che tracciano tutto ciò che facciamo, tutti i nostri dati, anche quando non utilizziamo il telefono. Questo per esempio è il tracciamento di Google, la timeline di Google in cui sono tracciati tutti i nostri spostamenti. Poi possiamo andare su un giorno specifico e vedere tutti gli spostamenti che abbiamo fatto in quel giorno. Uh, stessa cosa fa Facebook e... Stessa cosa fanno tanti altri dispositivi, questo per esempio il Fitbit che traccia non solo la nostra localizzazione, ma anche i nostri dati biometrici e a proposito di questo ho trovato una storia su internet molto divertente di come per la prima volta sono stati utilizzati i dati di un Fitbit in un processo. E è la storia di quest'uomo che era spesso fuori città per lavoro e aveva dei dubbi sulla fedeltà della moglie. Così dal tablet in comune, quindi senza commettere illeciti perché poi è stata utilizzata questa prova in tribunale, quando lei ha iniziato a guardare gli spostamenti dal Fitbit e si è accorto che quando lui era fuori città lei alle due di notte usciva e andava sempre nello stesso posto. Altra caratteristica che dobbiamo dire è che il battito cardiaco accelerava per 30 minuti. Quindi a questo punto, da una parte, oh mio Dio, no? Molto inquietante questa cosa qui. Possiamo praticamente ricostruire la nostra vita dalla A alla Z. Dall'altra qualcun altro starà pensando, wow, no? 30 minuti, non è male. Ma scherzi a parte, come vengono utilizzati i nostri dati? Lo abbiamo detto prima per quanto riguarda la pubblicità, per sapere esattamente a chi mostrare qualcosa, eh, le personalità delle persone, chi sono quelle persone lì. Ma dall'altra parte, questa, vi faccio vedere questa slide, eh, perché è molto interessante, anche, vengono utilizzati i dati anche per creare messaggi più persuasivi. Questo signore qui è il CEO di Cambridge Analytica, che è una società di marketing, e in questa conferenza specifica spiega la strategia data driven, quindi basata sui dati, che hanno utilizzato per creare i messaggi di marketing che hanno poi contribuito a far vincere Donald Trump eh, alle elezioni a presidente degli Stati Uniti. Ovviamente in questa conferenza ha sorvolato sul fatto che avevano trafugato da Facebook i dati di 87 milioni di persone, e quindi con questi dati sicuramente sono stati agevolati per creare dei messaggi pubblicitari specifici che hanno funzionato e eh, dovrebbe essere online, si trova tutta la conferenza in cui racconta il loro metodo e modello. Uh, questo, questa storia è stata poi raccontata, diciamo, da Dietro le quinte dal documentario The Great Hack che ha messo in luce l'aspetto oscuro legato ai dati. Perché di fatto sono i nostri dati, ma noi come proprietari di questi dati, come utenti, non ne sappiamo niente, non sappiamo chi li ha, che dati ha, come li usa, a chi li vende, a quanto li vende. Non sappiamo niente, né abbiamo il minimo controllo su questi dati. Allora, non so se avete mai sentito questa frase quando non capisci qual è il prodotto, il prodotto sei tu. Nello specifico, il prodotto sono i nostri dati. In un certo senso quello che sta succedendo con internet oggi da una parte, perché dall'altro è un mondo meraviglioso, però in questo senso sembra quello che succede negli allevamenti intensivi, no? Come utenti siamo noi le mucche del digitale, da cui viene estratto il prodotto. Lo racconta anche un altro documentario che si chiama The Social Dilemma che probabilmente avete visto, forse in modo un po' troppo drammatico, però di fatto queste aziende Cosa fanno? Nutrono la nostra attenzione per trattenerci il più tempo possibile sulle loro piattaforme. Ci sono degli psicologi che fanno questo, cercano modi per trattenerci il più tempo possibile. Nel frattempo ci mungono i dati che poi utilizzano per mostrarci pubblicità profilata oppure che vendono. Ma c'è una piccola differenza, che i dati valgono un po' più del latte, molto più del latte. I dati valgono oro. Infatti si dice che i dati sono il nuovo oro che sono alla base di tutta l'economia digitale e tecnologica. Pensate che l'intelligenza artificiale è nutrita con i dati. L'industria dei dati è un'industria un sconfinata che sta aumentando di anno in anno in modo esponenziale. Oggi vale mille, oltre mille miliardi di dollari. Vuol dire che ogni minuto vengono comprati, venduti, utilizzati dati per un milione di dollari. Ogni minuto. Allora la domanda che... Mi viene automatica, ma chi guadagna da tutti questi dati? A guadagnarci sono queste aziende che si chiamano data brokers, che sarebbero i mercanti dei dati che li compravendono, ma soprattutto i data giants, i giganti dei dati. I data giants sono le grandi aziende tech che compravendono dati o li usano come asset, come un valore per fare poi profitto su altro, come nella pubblicità per esempio. I dati però sono la materia prima. Sono la materia prima con cui queste aziende fanno i fatturati più alti nella storia dell'umanità. Tra l'altro con questi fatturati fanno anche dei profitti incredibili, parliamo dal 70 al 90% in su di, di profitto. Come è possibile se c'è un piccolo negoziante che fa fatica a stare in piedi e questi fanno il 90% del profitto facendo i fatturati più alti al mondo? Perché a differenza del piccolo negoziante o di tante altre aziende che si fanno il mazzo per riuscire a rimanere a galla, questi signori non pagano la materia prima, non pagano i nostri dati. E noi, come utenti, infatti, non riceviamo neanche un centesimo da tutto questo giro d'affari e questo è uno dei più grandi furti legalizzati della storia. Ma allora, Gigi, siamo, siamo, siamo tutti matti, siamo tutti scemi. Com'è possibile che non ci rendiamo conto del valore dei dati e li diamo in cambio di noccioline senza neanche pensarci? Magari non hanno tutto questo valore. Invece, no. E purtroppo non è neanche colpa nostra, perché l'economia dei dati si è sviluppata così velocemente, solo recentemente, che non abbiamo neanche fatto in tempo a capire cosa sta succedendo. E non è neanche la prima volta che una cosa del genere accade. Però vi, vi racconto una similitudine che mi è venuta in mente. Quando i conquistadores per la prima volta arrivarono nelle Americhe, gli indigeni non davano lo stesso valore che eh, l'Europa dava a loro. Ma lo utilizzavano solamente per fini estetici, quindi avevano dei monili o delle statuine d'oro. E così i conquistadores riuscirono a portare via valanghe e valanghe di oro ai nativi in cambio di pelli e altri oggetti di poco valore. Perché i nativi non avevano idea che c'era un mercato dell'oro e che questo metallo valesse così tanto, ma non avevano neanche dall'altra parte accesso a questo mercato. Ma con quel materiale giallo, a cui loro davano poca importanza, qualcun altro ci stava facendo una fortuna. E mi sembra, mi sembra, dico mi sembra, che la stessa cosa sta succedendo oggi con i nostri dati. Questi signori li prendono, li usano, li vendono, ci fanno una fortuna e noi in cambio riceviamo briciole. Ma se questo è un tema così importante, cosa sta, successo, cosa sta succedendo nel mondo? Ci sono, saranno delle risposte. Il punto è che questa è, quella sui dati è una vera e propria guerra. E, eh, da una parte ci sono i regolatori, chi fa le leggi, e non so se vi ricordate tutta l'indagine che c'è stata a seguito dello scandalo di Cambridge Analytica, che è questa qui che vediamo nel, nella slide, eh, i regolatori da qualche anno, soprattutto in Europa, stanno intervenendo con regole sempre più specifiche per tutelare e proteggere i dati degli utenti. Ad esempio la GDPR è un regolamento europeo all'avanguardia in ambito di data protection e privacy. Ma a queste, tutte queste nuove regole come reagiscono poi i giganti dei dati? Sono stati fermati finalmente? Eh, hanno riconosciuto il valore dei dati ai proprio tempo? No, niente di tutto questo. Semplicemente cosa fanno? Allungano i termini e condizioni. È presente quando per registrarti a un servizio devi cliccare su accetta i termini e condizioni, vengono chiamati TOS, Term of Service. Ecco, in quel momento noi firmiamo il patto col diavolo, ma è l'unica cosa che possiamo fare per utilizzare quel servizio. Non so se tu hai mai letto i termini e condizioni. È quasi impossibile per un motivo, perché sono lunghissimi. Pensate che i, i termini e condizioni di PayPal sono più lunghi dell'Amleto di Shakespeare, mentre quelli di iTunes sono più lunghi del Macbeth di Shakespeare. Ma il problema è che non sono solo lunghi, sono anche complicatissimi. Pensate che sette avvocati si sono messi a studiare per sette giorni i termini e condizioni di iTunes e non sono riusciti alla fine a dire con esattezza ciò che uno stava accettando e non accettando con quei termini e condizioni. Poi se da una parte ci sono i regolatori, e questo è quello che succede a seguito delle, de, delle regole, non tutto, però diciamo questo uh, rappresenta bene una reazione del mercato, dall'altra parte ci sono aziende che si scontrano per prendere i dati degli utenti e altre aziende che hanno iniziato a schierarsi invece dalla parte della privacy introducendo protezioni per l'utente. Questa per esempio è Apple, uh, che è stata una delle prime che qualche anno fa ha introdotto queste cose qui che vengono chiamate nutrition label, sono delle etichette di nutrimento, come avviene per i cibi. Spiegano in modo visivo quali dati queste app stanno prendendo, vi faccio vedere. Questa tabella di comparazione, che è un po' piccola ma uh, ve la spiego, è la comparazione tra le tabelle di nutrimento a confronto delle app di messaggistica. Quindi, quella più grande che vedete qua, tutto di qua, è um, Facebook Messenger, che prende di, di Facebook ovviamente. prende tutto quello che si può prendere, non lascia niente. Poi c'è WhatsApp, sempre di Facebook, che prende una bella valanghetta di dati. Poi c'è iMessage, che è di Apple, che prende pochissimi dati, e poi Signal, che è un'app che è quella anche consigliata da, da Elon Musk qualche tempo fa, che prende zero dati eh, sempre apple ha introdotto con ios 14 eh, questa funzione che si chiama ask app not to track che è un ulteriore rinforzamento della privacy che eh, permette agli utenti di scegliere di non essere tracciati da un'app perché non tutti lo sanno ma le app non tracciano solo quello che tu fai quando sei sull'app, tracciano pure tutto il resto, quindi la tua cronologia, i tuoi acquisti, i tuoi spostamenti, le foto che hai sul telefono, tutto. E pensate che con l'introduzione di questa funzione solamente il 5% degli utenti ha detto ok, ha dato il consenso a essere tracciato. Vuol dire che il 95% degli utenti non voleva essere tracciato, ma non aveva alternative. Quindi abbiamo detto ci sono queste due grandi forze. Da una parte eh, il mondo sta andando verso il tracciare tutto il tracciabile, anche con dispositivi. Io voglio sapere esattamente sempre. L'ossigeno nel mio sangue, scusate, sto lanciando cose. Eh, voglio sapere tutto, ma dall'altra parte c'è un movimento che va verso la protezione della privacy per non far perdere a, far prendere a queste aziende tutti i nostri dati. E quindi eh, c'è da fare, però, una considerazione perché, come osserva il buon Kevin Kelly, che è il cofondatore di Wired, un'esperienza no data, quindi con massima privacy in quell'azienda, non ha nessuno dei nostri dati, è un'esperienza generica. Mentre un'esperienza con i dati è un'esperienza personalizzata. E alla fine io personalmente preferisco vedere una pubblicità sulle criptovalute piuttosto che una sugli assorbenti. Preferisco aprire YouTube e vedere dei video che mi interessano, di persone che stimo o gli argomenti che non mi fanno schifo, diciamo. Come preferisco aprire Spotify e trovare le mie playlist, preferisco trovare eh, magari sentire della de musica che può essere più affine ai miei gusti piuttosto che ascoltare musica generica o, o vedere musica generica. E magari più avanti, quando la medicina lo permetterà, preferirei un, un farmaco tarato esattamente sulla mia salute, sui miei dati della salute, il mio standard di salute, che sono diversi, i miei dati medici, dai tuoi, da quelli di tutte le altre persone. Quindi forse la soluzione non è in uno di questi poli, quindi non è dare tutti i dati senza avere controllo né trasparenza e, e non avere niente indietro, né dall'altra non dare più i miei dati a nessuno, che sembra la controtendenza che sta arrivando. Forse... Se riconoscessimo i dati come un asset, un valore di nostra proprietà con tutto quello che ne consegue, quindi avere trasparenza e controllo su questi dati, ma soprattutto ricevere magari una rendita economica, dato che i soldi li producono, potrebbe essere la soluzione. E come dire, la soluzione non è eh, immaginando i dati come se fossero delle canzoni, la soluzione non è non ascoltiamo più le canzoni. Ma che quando una canzone viene riprodotta e acquistata, come avviene, gli artisti che ne detengono i diritti guadagnano una royalty su una commissione. Non potrebbe accadere la stessa cosa con i nostri dati, ovvero che quando vengono utilizzati, comprati, venduti, noi guadagniamo una commissione. Quest questa cosa qui, che sembra una stupidaggia, una cosa piccola, in realtà potrebbe creare il primo reddito generato dai nostri dati personali, un reddito che arriva al di là del nostro lavoro. Ok, Gigi, sembra una roba interessante, ma quanto potrebbero generare i nostri dati? Questa è una domanda che. Per, mi sono chiesto anch'io per primo. Allora, per rispondere vi racconto come io e mio fratello siamo incappati, abbiamo scoperto questo mondo dei dati. Noi da quasi dieci anni abbiamo un'agenzia di marketing che si occupa di una branca molto specifica che si chiama lead generation. Eh, il lead, in realtà è molto più semplice a dirsi che, che la parola, il lead è il contatto di una persona interessata a un particolare argomento, a un prodotto o a un servizio. Quindi, per esempio, quando noi andiamo a inserire le nostre mail, i nostri dati su un sito per accedere da qualche parte, per avere un Preventivo, quello che stiamo consegnando all'azienda è un lead, quindi un pacchetto di dati personali, nome, mail, telefono, quello che sia. E le aziende oggi sono disposte a pagare anche molto. Molto, molto, molti, molti soldi per avere questi dati. Faccio degli esempi. I dati di una persona che vuole cambiare assicurazione possono valere dai 60 ai 150 euro, anche di più in America, per esempio. Per uh, i dati di una persona che vuole provare una, una nuova palestra o un nuovo piano telefonico possono valere dai 10 ai 30 euro. Ma come funziona oggi? Le aziende per ottenere questi dati oggi comprano la pubblicità da quelli che io chiamo i mercanti dell'attenzione, Facebook e Google, per cercare di ottenerli quindi mostrare delle pubblicità alle persone giuste per convincere loro a dargli i dati. Allora, ci siamo chiesti: Dato che abbiamo fatto questo per tanti anni, abbiamo dato tantissimi soldi Facebook e Google a tutte le fonti di traffico. Ma no, tipo, ma se, se, se invece di dare i soldi a Facebook e Google si pagasse l'utente che vuole cambiare l'assicurazione, l'utente che vuole provare un nuovo servizio, un piano telefonico, una, pare, una palestra, un ristorante, quello che sia. Tanto se è sempre la stessa persona, invece di passare a Facebook, noi diamo, ta tagliamo l'intermediario che sta lì a farci vedere le cose per trattenerci sulla piattaforma e crea creassimo un collegamento diretto con questa persona, allora questa persona potrebbe guadagnare direttamente questi 50, 100, 10, 20, quello che sia per valutare un nuovo servizio. E questo è. E così si potrebbe guadagnare dei dati, ma questo è solo un esempio, l'esempio della pubblicità, il primo che abbiamo scoperto perché era il più vicino a noi. In realtà è così su tutti i dati. Si stima che i nostri dati entro i prossimi anni potrebbero valere dai 500 ai 1000 euro al mese a persona. Quindi parliamo di qualcosa che può cambiare la realtà in cui viviamo. Ok, tutto bello, ma come si fa? Come si fa? Eh, questa è una bella domanda perché mh, per riprenderci il valore dei nostri dati forse servirebbe una rivoluzione, servirebbe un progetto che possa entrare nelle dinamiche di mercato, non qualcosa di parastatale, eccetera. E che consideri l'utente per la prima volta non come una mucca da mungere, ma come un partner, come un alleato. Quindi una piattaforma che possa mettere in contatto chi è dati con chi li vuole comprare o utilizzare in maniera anonima, trasparente, facendo poi guadagnare l'utente per i propri dati. Come se fosse un, un Uber che mette in contatto gli autisti con i passeggeri, come un Airbnb che mette in contatto i proprietari di casa con gli ospiti che vogliono soggiornare in quella casa. Così Forse si potrebbe creare un primo reddito generato dai nostri dati, ma c'è un piccolo problema, un piccolo grande problema. Che stiamo parlando di un mercato controllato dalle aziende più grandi al mondo, non è un modo di dire, sono proprio le aziende più grandi al mondo, che non credo farebbero proprio i salti di gioia a vedere questo scenario avverato. È veramente una guerra di Davide contro Golia. Come si può vincere una guerra di questo tipo? Allora, forse un modo ci sarebbe, forse un modo ci sarebbe. Perché i piccoli sono più deboli finché non si organizzano. Un gruppo di persone che si organizza può fare la rivoluzione, togliere il potere da pochi per ridarlo al popolo. Ma oggi, welcome. Nel 2021 non serve più la violenza. Questa signora, non so se la riconoscete, si chiama Rosa Park, che un giorno nel 1955, tornando a casa dal suo turno di lavoro, in autobus, invece di andarsi a sedere in un posto per neri, perché attenzione al tempo: sì, in America c'era la segregazione razziale. Lei ha deciso di rimanere seduta sul suo posto che era per bianchi, e non cedere il posto a un bianco. Per questa insurrezione incredibile, una presa di posizione, lei è stata arrestata foto qui di Rosa Parca arrestata. Ma cosa è successo? È successo che la comunità nera di Montgomery si è organizzata, ha iniziato a organizzarsi e a boicottare gli autobus con una protesta che è durata più di un anno. E cosa è successo? Che dozzine e dozzine di pullman sono, sono rimasti fermi, inutilizzati per mesi, finché alla fine non si sono arresi e hanno rimosso la legge che legalizzava la segregazione. Ancora una volta, tanti piccoli che si organizzano hanno vinto contro chi era al potere. Ma oggi con la tecnologia ci possiamo organizzare meglio che nel 1955 e possiamo anche fare di più che boicottare. Siamo riusciti a creare delle monete non controllate da nessun governo o banca centrale. Nessuno ti può dire no, non puoi usarle. Si chiamano criptovalute, oggi le conosciamo tutti. Oppure. Non so se avete sentito il caso di GameStop o dei meme stock, che sono le azioni che si trasmettono tramite meme di internet, che hanno dimostrato per la prima volta nella storia di come milioni di piccoli investitori che si organizzano possono vincere contro i giganti i, eh, e far perdere a questi giganti, gli investitori professionisti di Wall Street, miliardi di dollari. E. Cosa vuol dire questo? Che oggi organizzati non siamo un Davide contro Golia, tante persone che si organizzano sono più forti di poche che sono al potere, tante persone organizzate possono e hanno già cambiato la storia e possono quindi anche riprendersi il valore dei propri dati. Questa è la rivoluzione di cui vi parlavo all'inizio, questa è la rivoluzione che sogniamo, è la rivoluzione dei dati, in cui per la prima volta un gruppo di persone organizzate da tutto il mondo cercherà di riprendersi i diritti sui propri dati per creare il primo reddito generato dai nostri dati, che noi chiamiamo Human Data Income, un reddito generato dai dati dell'essere umano. È un valore nostro, di nostra proprietà, che abbiamo e che già crea un valore economico nel mondo. E quindi quello che potrebbe creare questo Human Data Income è ridistribuire dei soldi che già esistono e già circolano e alzare così il livello della ricchezza. Del mondo. Grazie.